andrà via. Un altro grande problema è sicuramente anche quello dei trasporti. Non ci sono sufficienti collegamenti per far arrivare la gente all'Aquila e anche poi per muoversi all'interno dell'Aquila, e questo si può capire, insomma, che se viene abbinato al fatto che la gente non può abitare all'Aquila per ovvi motivi, naturalmente la situazione diventa quasi, quasi impossibile. E per di più, a molti studenti non è stata data la borsa di studio, in quanto il taglio delle borse di studio, che è un progetto che va avanti a livello nazionale, non ha avuto nessuno sconto qui all'Aquila, quindi molti studenti che dovevano prendere la borsa di studio quest'anno non l'hanno presa e addirittura non hanno avuto neanche la metà che in realtà dovevano prendere l'anno scorso, in quanto addirittura si è detto che, essendo stati ospitati nelle tendopoli, quella era la loro borsa di studio e quindi andava bene così, cosa assolutamente assurda, perché in una fase di emergenza si può capire, insomma, che bisogna prescindere quello che è il sostegno che viene dato a una persona e quello che poi invece sono i propri diritti. Però, diciamo, è stato un escamotage da parte delle istituzioni per risparmiare soldi ed evitare, insomma, di cacciare ulteriori quattrini che tra l'altro sono evidentemente dovuti. Che vergogna! E un'altra cosa che c'è da dire, perché è molto, molto importante, non ci sono stati incentivi, non ci sono stati aiuti per l'università, e soprattutto non si è fatto nessuno sconto in quella miriade di tagli che si stanno facendo all'università italiana. Diciamo che il terremoto per loro è stato soltanto una spinta in più per chiudere un altro piccolo medio ateneo. E quindi siamo, dal punto di vista universitario, siamo proprio in una situazione tragica che mette a rischio la sopravvivenza di uno dei punti strategici dell'economia di questo territorio, perché l'università era veramente il motore propulsore di tutta l'economia che girava intorno agli studenti, considerato appunto che L'Aquila è fondamentalmente una città che vive di terziario. Wanna let it